secondo Giovanni, perché l'oggetto principale dell'insegnamento di Giovanni è Gesù. Tutto il suo Vangelo ha una sola parola, Gesù. Gesù che è luce, Gesù che è vita, Gesù che è salvezza. Noi vogliamo adesso andare come Giovanni dietro Gesù. Non ci interessa tanto Giovanni quanto Gesù sulla bocca di Giovanni, nel cuore di Giovanni. Vogliamo essere come lui, il discepolo senza nome, perché tutti siamo discepoli di Giovanni, discepoli di Gesù. Proprio nel Vangelo si parla di un discepolo che non viene nominato, di un apostolo che non viene nominato, un apostolo molto vicino a Gesù, il più vicino a Gesù, colui che ha riposato sul suo capo. Colui che Gesù prediligeva tra gli altri apostoli, ma non viene mai dato il nome di questo discepolo. Evidentemente chi scrive tace il suo nome, ma da tutto si comprende che questo discepolo senza nome è lui, è Giovanni, il prediletto, tra i tre prediletti. Aveva avuto una particolare scelta da parte di Cristo nell'amore. Tra i tanti discepoli ne scelse 12, tra i 12 ne scelse 3, tra i 3 ne scelse uno come più vicino al suo cuore. E questo è il discepolo che scrive tutte queste cose, e quello che dice è vero. La sua testimonianza è vera. Questo discepolo senza nome siamo noi. Tutti noi diventiamo Giovanni. Dobbiamo diventare Giovanni in questa catechese per poter seguire come il discepolo prediletto Gesù, abbeverarci di lui, godercelo sia come luce, sia come acqua, sia come vita, sia come grazia, ossia goderci Gesù e scendere nelle profondità di Gesù, questo mistero dell'amore di Dio rivelato e dato agli uomini perché gli uomini vivano. Ebbene, questa sera noi, gli amanti di Gesù, che lo seguiamo dovunque egli va, come la sposa dei cantici, il mio cuore è per il mio diletto, ed io lo seguo dovunque egli va. Noi seguiamo Gesù e contempliamolo, come si dice Giovanni, iniziando dal primo capitolo, il prologo. Come Gesù luce, la luce. Per comprendere Gesù luce bisogna un po' abbordare questo, diciamo, questo tema della luce nelle scritture. Ricordate la prima pagina del Genesi. Dio creò e disse, la prima parola che disse, fu questa fiat lux, sia la luce. Dio creò la luce. Nelle scritture vetero-testamentarie la luce si comparisce come distinta dal giorno, distinta dal sole, dalla luna, dalle stelle, e come una entità a sé. Noi sappiamo che la luce ci viene dal sole, che la luce ci viene dalle stelle, per riflesso ci viene dalla luce, dalla luna, ma nelle scritture la luce è a parte, distinta dal sole, come distinta da Dio, è creatura di Dio. Fiat lux,
sia la luce e la luce fu. Il sole conosce il luogo dove abita la luce. Ecco, il sole conosce il luogo dove abita la luce. E Dio abita in una luce inaccessibile, un luogo meraviglioso dove abita la luce e dove Dio abita in mezzo alla luce. Questa è la luce fisica, misteriosa, una creatura, la prima creatura di Dio, la più bella fra tutte le creature. Venire alla luce, portare la luce, vedere la luce e nascere la luce. Anche in fisica è difficile dire che cosa sia la luce. È sempre un mistero naturale la luce. Comunque a noi per il momento questo non ci interessa. Ma in senso traslato, la luce viene presa nelle scritture in tre sensi. Un primo senso è il senso della felicità. Nella luce c'è gioia, felicità. Ecco che il volto di Yahweh è luce. Il volto di Yahweh è luce. Perché Yahweh mi illumina. Spesso è nominato nei salmi la luce di Yahweh. Salmo 27, per esempio. Salmo 38, Salmo 89. Dio, luce. Cioè, felicità. La luce come felicità. La luce mi dà felicità, mi dà gioia. Ecco perché il volto di Yahweh è luminoso e dà luce, perché dà gioia. Un altro senso delle scritture di luce è sapere, il sapere. Non è soltanto la gioia, la felicità, ma è il sapere, la luce della sapienza. La luce della parola di Dio, la parola di Dio è luce ai miei passi, perché Egli insegna la via. Ecco, la luce che sapienza, perché nella parola Dio ci insegna. Alle volte invece è vita, nel senso traslato. E in questo caso io ho posto alle tenebre. Il regno dei morti, il regno delle tenebre, allora noi abbiamo la luce che è vita. Abbiamo molti passi della scrittura, soprattutto di Giobbe, dove abbiamo questa luce che è vita, applicata a tutti, in senso generale. Luce in senso andato nelle scritture, alle volte felicità o gioia, alle volte sapienza, alle volte vita. Adesso andiamo alla luce applicata a Dio. Ecco, nel Nuovo Vecchio Testamento non molto di frequente Dio viene chiamato luce, però nei profeti alcune volte è chiamato luce. Prendete per esempio Isaia, capitolo 2, oppure capitolo 60, e altri testi. Dio è luce, la luce che risplende, Dio come Dio, ed è preso come felicità, come sapienza e come vita. In questi tre sensi Dio è luce nel Vecchio Testamento. I testi io ce l'ho scritto qua, ma per brevità non mi soffermo, altrimenti andremo per le lunghe. Ci interessa invece qualche cosa della luce nel Nuovo Testamento. Ecco che nei sinottici Dio è luce e anche noi siamo luce. Proprio nel Vangelo di oggi abbiamo i figli della luce. Voi siete la luce del mondo, dice Gesù. Voi siete la luce del mondo. La luce che risplende, in che senso luce del mondo? Con la vostra vita, perché vedono le vostre opere buone e glorificano il Padre che sta nei cieli. Anche nelle lettere paoline
spesso questo Dio è luce. Per esempio, nel Romano è detto che Dio abita una luce inaccessibile, stando un testo del Vecchio Testamento, così nei Tessalonicesi 5:5, Efesini 3:8, poi Prima Timoteo 6:16, Colossese 1:12, eccetera. Si parla anche delle armi della luce, dei figli della luce, questo nei sinottici e in Paolo. Tutto questo per ambientare un po' questo tema della luce in Giovanni. Tutto quello che abbiamo detto è un schizzo per ambientare il discorso di Giovanni quando egli parla di Cristo luce, Gesù luce. Giovanni nel prologo ci presenta Gesù luce, ce lo presenta come colui, Cristo, che incarna tutta la luce di Dio. Dio è luce. Dio è luce, nel senso pieno della parola. Però questa luce in pienezza è in Gesù. Per cui la luce di Dio, Dio luce, viene rivelato a noi e comunicato a noi in Cristo Gesù. Ecco il testo base da cui noi iniziamo il nostro esame. Lui era la vita, lasciamo, e la vita era la luce degli uomini. In Cristo era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Prima di passare oltre, io voglio dire il modo di procedere di Giovanni. Questo lo rivedremo in tutte le pericope giovannee. Ha questo modo di procedere un sistema trinitario, tridimensionale, come dicono così gli esegeti, tridimensionale. In che cosa consiste? Una prima affermazione, una seconda affermazione, una terza affermazione. In questo caso si vede chiara, in altri punti si vede meno chiara. Ecco, egli era la luce, Gesù è la luce, che comunica se stessa agli uomini. Prima, la rivelazione. Secondo, la risposta degli uomini alla luce. Una risposta doppia. Quelli che accolgono la luce, quelli che non accolgono la luce. Terzo punto, perché Dio comunica la luce, oppure dà la rivelazione, oppure qualsiasi altro tema, lo stesso, perché? Lo scopo e l'effetto che produce in coloro che hanno accettato. Dio si dona. Primo punto. L'uomo come risponde al dono di Dio? Secondo punto. Terzo punto. Coloro che hanno risposto di sì al dono di Dio, che bene hanno ricevuto? Questo è il modo di procedere di Giovanni. Questo modo di procedere si vede ben chiaro appunto su questo tema luce. Gesù era la luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Dio si è rivelato, rivelare significa svelato e darsi alla conoscenza e all'amore degli uomini in Cristo Gesù. Tutta la rivelazione si concentra in Cristo Gesù. Nel Figlio egli ci ha dato tutto. Dirà ancora Giovanni, Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo Figlio. Da dare il suo Figlio. Dio ha dato
Gesù agli uomini, e in Gesù ha dato tutto se stesso, ha dato la luce. Vediamo adesso che cosa hanno risposto gli uomini. Gli uomini si sono divisi in due categorie. Le tenebre non hanno accolto la luce. Hanno cercato di ostacolare la luce, ma non l'hanno potuto captare, astutare, e neanche lasciarsi prendere dalla luce. Anche qui abbiamo il Vecchio Testamento, da cui Giovanni è tributario, tenebre e luce. Dio sa i confini della luce e i confini della tenebra, i confini del buio e i confini della luce. Sono come due entità. Ebbene, le entità tenebre non hanno potuto comprendere, captare, far prigioniera la luce, e non hanno potuto ostacolare, ma neanche l'hanno ricevuta. Sono rimaste tenebre. E tutti quelli che erano nelle tenebre, prigionieri delle tenebre, non hanno avuto la luce. Ma ci sono di quelli i quali hanno ricevuto la luce. Ecco per esempio Giovanni, il primo figlio del regno, egli non era la luce. Giovanni, però doveva rendere testimonianza alla luce. Ecco, venne un uomo chiamato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Fu il primo che rende testimonianza alla luce, riconosce la luce. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Vede una colomba scendere su di lui, ha la conoscenza del Verbo di Dio incarnato, e l'ha dita agli uomini. Questa luce veniva nel mondo, la luce vera, la luce che non era Giovanni, e neanche una luce falsa, ma era la luce vera, perché Dio vero da Dio vero. Quella che illumina ogni uomo, quella che illumina ogni uomo. La luce di Dio illumina la mente dell'uomo, si dà a conoscere agli uomini e mette gli uomini nella luce. Vedremo che la luce è conoscenza ed è vita. Egli era nel mondo, adesso il mondo che è nelle tenebre, ricordate il concetto di mondo in Giovanni, c'è anche un altro concetto di mondo in Giovanni, che è l'umanità, ma spesso in Giovanni il mondo è quello che ritroviamo nella preghiera sacerdotale, quando Gesù non prega per il mondo e quando avverte i discepoli che il mondo non li può amare, perché essi non sono del mondo. E in senso peggiorativo, il mondo sono le tenebre, sono gli uomini dominati dal principe delle tenebre, dominati cioè dall'errore e dal peccato. L'errore è tenebra, il peccato è tenebra, sono le due grandi tenebre, per dire con San Tommaso, che occupano il mondo, la tenebra dell'errore e la tenebra del peccato, la tenebra della mente e la tenebra del cuore. Quando queste due tenebre dominano l'uomo, la vita dell'uomo è una vita tenebrosa, è figlio delle tenebre, di cui parlano le scritture, i quali non vogliono venire alla luce, come dirà Paolo, perché non si vedono le loro opere. Perché le opere che si fanno nelle tenebre non sostengono la luce, perché sono cattive. E chi è delle tenebre non vuole che le sue opere si vedano, in modo che non si veda la propria cattiveria. Chi è delle tenebre vuole restare nelle tenebre ed odia la luce.
Ebbene, qui il mondo è tenebra, dominata questa tenebra dal principio delle tenebre, e attraverso l'errore e il peccato che noi siamo nelle tenebre e rimaniamo nelle tenebre. Ma il buon Dio, ci dirà Paolo ai Colossesi, ci trasferisce dal regno delle tenebre nel regno del suo figlio diretto, nella luce dei santi, ossia il regno dei santi nella luce. Vedete un po'. Luce e tenebre sono in sempre in lotta, come Cristo e il mondo sono in lotta. Proprio l'antagonista del regno dei cieli. Regno dei cieli in cui domina il Cristo e in regno della vita e regno della morte. Regno di Cristo, regno di Satana. Regno della verità, regno dell'errore, regno della grazia, regno della morte. Regno del peccato. E allora il mondo ha avuto la luce, si è impattato con la luce, perché questa luce è venuta. Nelle pienezze del tempo Dio mandò il suo figlio, e lo mandò nel mondo perché il mondo si salvasse per mezzo di lui. Ma il mondo cosa ha fatto? Il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Questo mondo e tutto ciò che è nel mondo fu fatto da lui. Però il mondo non riconobbe il suo fattore. Rifiutò Cristo come luce e rimane nelle tenebre, dominato dal maligno. Venne tra la sua gente, ma la sua gente, i suoi, non l'hanno accolto. Vedete un po' quanta amarezza in queste parole. Venne tra i suoi, tra la sua gente, perché il Verbo incarnato, a causa della natura umana e della gente umana, è nostro. Gesù è nostro. Ripetiamolo sempre che Gesù è nostro. Com'è bello, io mi ci fermo e mi ci diletto quando dico l'oremus. Gli oremus sono rivolti a Dio Padre, quasi tutti. E poi c'è la conclusione. E così diciamo nella conclusione. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Non diciamo per il suo figlio Gesù Cristo, per il nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, ripetiamo a Dio Padre che Gesù ci appartiene. Ossia diciamo a Dio Padre, non ti fare illusioni, eh? Gesù, tuo figlio, è nostro, è uno dei nostri, è di noi, tra di noi, e noi siamo in Lui, perciò non puoi farci del male. Perciò tu devi ascoltarci per il nostro Signore Gesù Cristo, non per il tuo figlio, ma per il nostro Signore Gesù Cristo. Rivediamo la nostranza di Gesù, bella parola, comunque però dà il senso più preciso, la nostranza di Gesù. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Quanta amarezza, eh? I suoi, quelli che il Padre gli aveva dato. Postula il capo di gente, se ne ritate in tuo medetto nel Salmo secondo. Chiedi, domanda, ed io ti darò tutte le genti come tua eredità. Io oggi ti ho generato. Prendiamo il Salmo secondo. Io oggi ti ho generato. Dammi, chiedi quelle che vuoi. Io ti darò tutte le genti in possesso. Basta.
io per basta. E allora ecco i suoi, quelli che il padre gli aveva dato, non soltanto per natura, ma per conquista, per eredità. Noi siamo di lui, siamo di Gesù. Eppure i suoi, quelli che appartengono a lui per natura e per diritto di conquista, per dono di Dio, questi non l'hanno ricevuto. Dovevano riceverlo. Perché dovevano riceverlo? Per avere la vita. E hanno amato più le tenebre che la luce, più la morte che la vita. Così svuotando il piano di Dio, rendendo vano l'amore immenso di Dio, che si spossesse del Figlio e lo dà agli uomini, perché gli uomini vivano. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Però ci sono quelli che lo hanno accolto. Ecco il secondo punto, ossia la seconda parte del secondo punto. Il primo punto è Dio ha dato il dono. Dio si è autorivelato. Gli uomini come si sono comportati? Quelli che non l'hanno accolto hanno rifiutato la luce. Quelli che adesso hanno accolto la luce, a quanti però lo hanno accolto? Ha dato il potere, vedete, è una cosa importante questo, non ha dato la grazia soltanto, un dono, ma anche il potere, che comporta così una potenza, non è un dono soltanto, ma è una potenza che si acquisisce. Ha dato la potenza di diventare figli di Dio. Ecco, perfetto. Hanno avuto la potenza di diventare figli di Dio. Sono diventati potenti, tanto potenti da essere come il Figlio, figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, e attraverso la fede che si aderisce a Gesù, si aderisce, che si diventa unica cosa con Gesù mediante la fede, perché la fede ci genera in Gesù. L'atto di fede è generante per noi, coincide con la generazione nostra. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quanti crederanno, saranno battezzati, saranno salvi. A quelli che credono nel suo nome, nome qui significa nella sua persona, per gli ebrei nome e persona stessa cosa, per cui ogni volta che dice nel nome del Padre, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito, noi ci immergiamo nel battesimo, nel mistero trinitario, cioè nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito. E quando noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, tante volte non penetriamo il senso profondo di queste parole, noi ci immergiamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. Questo significa nel nome. Ci immergiamo, comunichiamo, ossia prendiamo in noi e rivediamo il Padre, il Figlio e lo Spirito. A quelli che credono nel suo nome, i quali, ecco, non da sangue, non da volere di carne, non da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. È un punto di basilare importanza per noi.
questa generazione vera da Dio, che si assimila, non è uguale, perché quella è per natura ed è ab eterno, si assimila a quella del Verbo. Noi non siamo nati credendo e aderendo a Cristo Gesù, non siamo nati dalla carne, non siamo nati dal sangue, non siamo nati dal volere degli uomini, cioè perché gli uomini hanno voluto questo figlio, un uomo e una donna vogliono un figlio, si uniscono e generano un figlio. Non è questa la generazione nostra. Non siamo nati dalla carne, né dalla mescolanza di sangue, né dal volere di un uomo o di una donna, ma siamo nati da Dio, per generazione. Cos'è la generazione? È una processione, dicevano gli antichi poeti, già. Sarebbe filosofo, quinto secolo. Ecco, processio viventi sta vivente, justa ordine nature, cioè un procedere di un vivente da un altro vivente secondo l'ordine della natura. Il che significa che la generazione comporta un procedere, un nascere di un vivente da un altro vivente, secondo la natura del generante, per cui il generante dà la sua stessa natura, così da un animale nasce un animale. Da un uomo nasce uomo, da Dio nasce Dio, da gatto nasce gatto, da Dio nasce Dio. Noi siamo nati da Dio, dirà Giacomo. Siamo figliati da Dio, è una pax legomenon, pensate che è abituato a questa parola, a pax legomenon significa una parola usata una volta sola, a pax legomenon, e Giacomo usa una volta sola questa parola e lo prende dal genere pastorizio. La capra che figlia, appunto per dire con parole vere, ossia con una certa crudezza, che noi siamo figliati da Dio, per dire che è una vera generazione, siamo figliati da Dio. E San Giovanni, poi nell'epistola, ci parla di questa filiazione, di questo figliamento da Dio, di questa generazione. C'è il seme di Dio, come c'è il seme nella pianta, come c'è il seme nell'uomo, da cui nasce il germe, da cui nasce l'uomo, così c'è il seme di Dio, la semente divina. E la semente divina, quella del Padre, è il Verbo di Dio, è la parola. Per cui dice, noi siamo stati generati per la parola di verità, messa dentro di noi, è la semente divina. La parola di Dio produce figli di Dio. Lo diceva anche Gesù nella parabola del seminatore. Se ricordate bene, la semente è la parola di Dio, Verbo, lei, che viene sparsa nelle anime. Noi siamo nati dalla parola di verità, ci dicono le scritture, dalla parola di verità, seminata dal Padre dentro di noi, con il calore del suo spirito, con il suo amore. Il Padre ci ha amato
e si è unita a Sion, la sua sposa, e ha seminato dentro questa sua sposa i figli. Ecco perché nel Salmo 87 è detto, come bene il Salmo 87, prendiamolo, e scusate queste digressioni, ma queste digressioni riescono ad illuminare meglio il concetto? Vediamo il Salmo 87, vediamo, che noi tante volte cantiamo, no? Proprio questo, Dio, perché la sposa di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia, tra quelli che mi conoscono. È difficile entrare, ma è bellissimo il concetto. Che è Rab, una peccatrice. Che cos'è Babilonia? Il regno dei perduti. Ma lì, i babilonesi e i peccatori, cioè gli stranieri e i peccatori, mi conoscono. Hanno la vita. Ecco la Palestina, Tiro, Etiopia, tutti là sono nati. Come? Tutti questi stranieri sono nati tutti a Gerusalemme, tutti in Sion. Siderati Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, tutti là sono nati. E l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, di tutti i popoli del mondo, là costui è nato, a Gerusalemme, sono tutti gerusalemitani, perché Gerusalemme è la sposa di Dio, la Chiesa, dove ha mandato il suo spirito, il suo amore, e con lo spirito ha mandato la parola, la semente da cui germinano i figli di Dio, i figli della luce, e danzando canteranno. Sono in te tutte le mie sorgenti, tutti cantano danzando, io, ma io di Gerusalemme sono, io, l'Etiope, Rab, i Babilonia, l'Etiope, io, sono di Gerusalemme, e le mie sorgenti sono in Gerusalemme, sono in Sion, Dio mi ha generato, io sono figlio di Dio. Ecco, la universalità della salvezza, chiudiamo parentesi, e scusate queste digressioni, ma servono per illuminare. Io sono stati generati, le conseguenze sono enormi, questa generazione di Dio. Leggete il capitolo 5 della prima lettera di Giovanni, ne parleremo dopo. Chi ama il rigenerante ama anche i generati dallo stesso generante, è il fondamento teologico dell'amore. Dell'amore. Noi ci amiamo gli uni gli altri per questo motivo teologico, perché tutti siamo nati dallo stesso generante, e chi ama il generante ama anche i generati dallo stesso generante. Ma da Dio sono stati generati. E come? E in chi? E perché? Ecco allora il terzo punto, che è l'effetto di questo amore di Dio. Dio ha amato gli uomini hanno accolto Dio, e il Verbo si è fatto carne, come bello, il Verbo, la parola, Dio, l'inaccessibile, la luce, si è fatta carne, è diventata carne, natura umana. E venne ad abitare in mezzo a noi. Dio abita con gli uomini. È annunciato già in Baruch. Vogliamo leggere il testo di Baruch? Lo vedremo. Dopo tutte queste cose, parla della sapienza. La sapienza venne in questo mondo e stette ad abitare coi figli degli uomini. E anche detto in un altro testo della scrittura del Vecchio Testamento, Dio ama le dimore di Giacobbe e viene ad abitare con i figli di Giacobbe. Nel capitolo 7 della
primo, secondo libro di Samuele, Dio dice così: popolo mio, quando tu abitavi nel deserto, io abitavo con te. Tu ora qua, tu ora là, ed io ora qua e ora là. Dovunque tu andavi, io ero con te. Ecco Dio che abita con gli uomini. Ma adesso questo non è semplice abitazione morale, qui è abitazione fisica, nel senso che il Verbo si è fatto carne, è diventato uomo come noi. Nel Vecchio Testamento Dio rimaneva Dio, stavo con gli uomini, ma adesso questo Dio in Cristo Gesù è diventato uno di noi, si è fatto uomo. Per cui cambia totalmente la sorte dell'umanità, perché d'ora in poi diventa la sorte di Dio, la storia di Dio, perché l'umanità porta Dio. E la nuova umanità che nasce da Cristo, nell'ottavo giorno, nella risurrezione, è la storia di Cristo, quella che noi viviamo adesso, è la storia di Cristo, non è la storia degli uomini. Quella che noi scriviamo, tutta quella che troviamo tutte nei giornali, è la storia di Cristo. Il Cristo vivente negli uomini. Lì si vedrà come questo Cristo vivente negli uomini stenta a manifestarsi tra gli uomini e dà delle peripezie in mezzo agli uomini, ma alla fine trionferà. È la storia di Cristo, la storia dell'uomo, dal momento che Cristo è diventato uomo. È la storia nostra, è la storia di Cristo, la storia del Cristo totale. Perché Cristo totale, dice Agostino, non soltanto capo, ma il capo e corpo, il Cristo totale. E noi siamo il Cristo. La nostra storia è la storia di Cristo, che poi è la storia di Dio. E venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, è una testimonianza. La gloria, che cos'è la gloria? Ne faremo una lezione a parte, cos'è la gloria? È meravigliosa la gloria. Eppure al principio non si sembrerebbe, se siamo noi alla radice semantica, la parola, la radice, gloria significa peso, peso, è il peso di Dio. Cioè quello che, vediamo se andiamo a rendere l'idea, quello che conta, quello che, quando tu pesi l'oro, è pesante l'oro, è pesante. E allora quello che pesa in una persona, quello che lo rende pesante, quello che dà valore, e manifesta al di fuori, questa è la gloria di Dio. È il valore di Dio, il peso di Dio che irradia da Dio e che si va a vedere agli uomini. Per cui noi comprendiamo il vero valore di Dio, la gloria di Dio, la conoscenza di Dio. Qual è? È la gloria di Dio. Per cui l'uomo vivente che comprende Dio è la gloria di Dio. E noi lavoreremo la prossima volta completando i discorsi e il discorso su Cristo luce. Adesso volete... Nella prima lezione abbiamo presentato in Giovanni Gesù luce, facendo seguito a quanto dicevamo la volta scorsa, ricordiamo il modo di procedere di Giovanni, che osserva tre tempi, tre dimensioni, nel suo modo di presentare
Cristo. Egli afferma una verità contrappone alla verità una non verità e poi in terzo luogo l'effetto che produce questa verità in coloro che accolgono. Questo modo di procedere si ritrova in tutto il Vangelo e dobbiamo avere sempre in mente questa tridimensionalità di Giovanni. Fede e incredulità. Effetto della fede e la salvezza. Luce e tenebre. Effetto della luce e la verità in noi. E così di seguito. La luce risplende in questo mondo, la luce vera. Questa luce fa figli di Dio. Però tutti quelli che non hanno accolto la luce, le tenebre che non hanno potuto sopraffare la luce, resta da tenebre, ma tenebre di condanna. Le tenebre sono l'incredulità. La luce partorisce la fede. Fede e incredulità. Sono due termini che ricorrono costantemente in Giovanni. Chi crede è salvo, chi non crede è condannato. Fino alla fine del Vangelo, capitolo 20, queste cose sono state scritte perché voi crediate e credendo in Lui siate salvi. Il tema luce, ecco che ricorre subito negli altri capitoli, cominciando dal primo capitolo, nella vocazione, questa luce si rivela prima ai discepoli, ai fedeli discepoli, ai buoni giudei, quali potevano essere i discepoli di Giovanni, oppure giudei buoni, i discepoli che seguono Giovanni quando Giovanni dà la testimonianza, lasciano Giovanni che non era la luce e seguono Gesù. Andrea va a trovare Pietro. Filippo va a trovare Natanaele. E qui i primi quattro discepoli che credono in Cristo. Hanno ricevuto la luce e vedranno gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio di Dio. Questa luce si rivela un po' agli altri giudei. Secondo capitolo, le nozze di Cana. Quando nel segno dell'acqua mutata in vino, i discepoli sgranano gli occhi, allora riconoscono Lui, credetto di Lui. Ed ecco un terzo giudeo, è un giudeo che è un po' lontano, ma da lontano ha visto la luce,
terzo capitolo, Nicodemo. C'è l'interessantissimo colloquio di Cristo con Nicodemo, che adesso apporteremo. A noi interessa l'ultima parte, quando il monologo di Gesù. Questa luce procede avanti e va verso i samaritani, che sono i giudei scismatici. Quarto capitolo. A Giovanni non interessa tanto la samaritana, quanto la conversione dei samaritani, quanto la fede dei samaritani, i quali credono in Cristo e lo accolgono come il Salvatore del mondo. Sono i samaritani che proclamano Cristo, essi i primi, Salvatore del mondo. E poi la luce procede oltre, si svelerà agli altri. Adesso vediamo un poco, per non procedere oltre e non perdere il filo, il colloquio di Gesù con Nicodemo, capitolo terzo. È interessante perché il tema della luce ricorre con molta evidenza e incisività e si riallaccia al prologo. E correggiamo il monologo di Gesù al capitolo terzo di Giovanni, dopo il discorso fatto da Gesù con Nicodemo. Come vedete, noi procediamo per temi, poi ritorneremo ancora sul secondo capitolo, sul primo capitolo, sul terzo capitolo, trattando altri temi, tema della vita. Per esempio il tema dell'acqua, ritornerà poi la samaritana. Per il momento ci interessa il tema Cristo luce. E allora prendiamo Cristo luce, il monologo. Prima però di procedere al monologo di Cristo, vogliamo dire perché Cristo si presenta come luce. Perché egli è la parola. Già c'è tutto il Vecchio Testamento che prepara questa comparsa del Verbo nel mondo. Per gli ebrei la parola di Dio, Torah, legge, era la luce. Però subito Giovanni dice che la legge è fino a Mosè, ma la grazia ci viene data dal Signore nostro Gesù Cristo. Questo è fin dal primo capitolo. Qui ricordo tutti i testi sapienziali, cominciando dal Salmo 119, il versetto 105, mi pare l'Amed, dove si dice che lampada per i miei passi è la tua parola. La parola di Dio è luce per l'uomo. La parola di Dio è luce per l'uomo. Questo è ripetuto nel Vecchio Testamento. Quando la parola si incarnerà, Isaia 42, egli, questa parola diventerà luce per le nazioni. Ecco, io ti ho posto luce per le nazioni. La luce per tutti gli uomini che vengono in questo mondo. Nei libri sapienziali, dove c'è la parola di sapienza, la sapienza si presenta, una sapienza creatrice, ma soprattutto una presenza di verità, una sapienza di verità. I testi della sapienza sono Proverbi 6, 7, 8, Siracide 24, Sapienza 8,
i testi di Baruch 3 e seguenti, poi un testo di Giobbe e qualche altro testo. Sono testi molto interessanti perché la sapienza rivelatrice di Dio, che sta accanto a Dio fin dall'inizio, un po' echeggia il Logos. E Giovanni, quando parla del Logos che è accanto a Dio e rivela Dio, ha in mente tutti i testi della sapienza, quali troviamo appunto nei libri sapienziali e nel libro profetico di Baruch, o anche nel libro di Giobbe. Gesù, dopo aver parlato con Nicodemo, per cui abbiamo davanti agli occhi, non è il caso che noi leggiamo, supponiamo già noti a voi tutti questi testi sapienziali, interessantissimi, bellissimi. Possiamo anche leggerne qualcuno. I testi di Baruch sono meravigliosi, soprattutto il testo della sapienza. Prima che il mondo fosse, prima che fossero creati i cieli e la terra, io ero accanto a lui. Egli disponeva le cose e io ero accanto a lui. E l'intelligenza delle cose è la luce di Dio che si rivela nella creazione, perché il Logos è rivelazione di Dio, è la verità di Dio. Ma leggiamo per aderire al testo di Giovanni e per non perdere, diciamo, tempo lungo il cammino, questo testo, capitolo terzo. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti. Prendete il testo, capitolo terzo, 31, da 31 a e seguenti. O meglio, prendiamo prima l'altro testo, dal 16 infatti, 17, 18, chi crede, avanti. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo, ecco, il giudizio. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, per un momento fermiamoci a questo monologo di Gesù. I due termini vita e luce sono abbinati, ma a noi interessa il tema luce. Luce, fede. Chi crede in Dio, in Gesù, non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. Perché la condanna? La condanna avviene dopo il giudizio. Il giudizio che Dio fa è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce,
perché le loro opere erano malvagie. Dunque la luce è venuta in questo mondo, questa luce è Cristo, questa luce è la verità che svela ciò che è bene e ciò che è male, che svela ciò che è gradito a Dio e ciò che non è gradito a Dio, che in altri termini svela il volto di Dio, il volto della verità agli uomini, perché gli uomini vivano nella verità. Ricordiamo che verità e menzogna sono antitetiche. Menzogna per Giovanni è peccato. Verità invece è giustizia. Il Verbo è rivolto verso Dio. Quel testo greco è «O Theos en pros ton theon», cioè il Logos era rivolto, pros ton theon, era rivolto verso Dio. Noi traduciamo «era presso Dio», però la traduzione più vicina è «pros» era verso Dio, era rivolto verso Dio. Ora, questo verbo che è riflesso di Dio, pensiero di Dio, capta tutto Dio, cioè nel Logos c'è tutta la verità, c'è tutto Dio. Quando questo Logos si rivolge agli uomini e scende in mezzo agli uomini, porta l'immagine di Dio, l'impronta tutta di Dio e svela tutta la verità. Per cui tutta la verità è in Cristo, fuori di Cristo non c'è la verità, perché il Logos riflette tutta la verità di Dio e quando scende in mezzo agli uomini svela agli uomini il volto di Dio, il volto della verità e illumina il mondo con la luce che è la luce divina. Le tenebre, cioè il peccato che si oppone a Dio non accetta la luce. Perché non accetta la luce? Non per un motivo, mettiamo così, razionale, per un motivo di mentale, ma per un motivo molto più profondo, esistenziale. Perché le tenebre coprono il mondo e il mondo non vuole scoperte le sue opere di peccato. Infatti la luce svela ciò che c'è nelle tenebre. Se noi chiudiamo qui la luce, non si vede nulla. E se le nostre opere sono malvagie, noi non vogliamo che la luce illumini l'ambiente, affinché non si vedano le opere malvagie. Noi non possiamo essere convinti della malvagità delle cose nostre e possiamo essere più liberi di operare nelle tenebre perché non si vede quello che facciamo. Il mondo è nelle tenebre, non vuole svelate le sue opere e vuole essere lasciato libero di operare, di continuare nella menzogna, nel peccato, perché vuole aderire al peccato. Ecco perché il mondo è condannato in Giovanni da Cristo. Padre, io non ti prego per il mondo è tutto maligno perché è permeato dallo spirito del male. Tutto il mondo giace sotto il maligno.
per cui il maligno non vuole essere scovato, non vuole essere turbato, ecco perché rifiuta la luce. È un insegnamento anche per noi. Diceva Gesù che chi è nelle tenebre non vuole che la luce lo sorprenda, perché non siano manifestate le sue opere. E questo lo troviamo anche negli altri evangelisti. Dunque è un detto che ricorre sulla bocca di Gesù, se anche viene citato dagli altri evangelisti. Anche noi possiamo rimanere nelle tenebre, le tenebre che sono dentro di noi, perché noi siamo un miscuglio di tenebre e di luce. Il peccato opera in noi tenebra. Diceva San Tommaso che due sono le grandi tenebre dell'uomo, la tenebra dell'errore e la tenebra del peccato. Ed è su questi due campi che domina il maligno, per cui il maligno si trova soprattutto dove c'è l'errore e dove c'è il peccato. Dove invece viene la luce della verità, viene anche la grazia di Dio. Per cui chi accoglie la luce, accoglie la verità, resta nella verità, accoglie la grazia e resta nella grazia. Dicevo, siccome la nostra catechesi è una catechesi pastorale, dicevo che anche noi possiamo non amare la verità, mentre dobbiamo amare la verità, dobbiamo amare la luce e operare nella luce. Diceva Gesù, camminate nella luce. Verranno le tenebre quando nessuno può operare, ma voi siete i figli del giorno, i figli della luce. Camminate nella luce prima che le tenebre vi sorprendino. Questo ci porta ad amare la luce sempre, ad amare la verità. Fratelli e sorelle, è su questo punto che io vorrei fermare la vostra attenzione. Amare la luce. Amare la verità. Il che comporta questo, pensare la verità, chiedere al Signore di essere nella verità e cercare sempre la verità, perché è la verità che ci rende liberi. La nostra liberazione dalle tenebre e dal peccato incomincia dall'acquisizione della verità, dall'accoglimento della verità. Quid est veritas? Domandava Pilato e Gesù tace. La verità era lui. Accogliere Gesù come verità. Fuori di lui non c'è verità. Essere innamorati di Cristo come verità, come rivelazione del vero che è Dio. Non possiamo amare il bene se non amiamo il vero. Dicevano gli antichi che il vero e il bene si confondono, sono la stessa cosa. Dobbiamo cioè accogliere la verità nella mente. Avere una mente luminosa, una fede luminosa e cercare di restare nella verità,
non rimaniamo mai nel dubbio. Quando siamo nel dubbio, cerchiamo di uscire dal dubbio. Quando sentiamo l'ombra sopra di noi, oppure le tenebre che possono invaderci, domandiamo al Signore la luce della verità. Quando la verità abita nella nostra mente, allora tutto è luminoso il nostro corpo. Quando invece nella nostra mente non c'è la luce della verità, tutto il corpo è tenebroso, ne risente tutto il corpo, lo diceva Gesù. Accogliere la verità nel cuore è importante, il cuore è la sede del male, ma la luce deve splendere dentro il nostro cuore perché siano manifeste le nostre opere. Il cuore pieno di verità significa che accogliendo la verità nel nostro cuore, le nostre opere cattive vengono svelate e per quel moto di grazia che noi sentiamo, buttiamo fuori non soltanto le opere consumate, ma tutte le intenzioni cattive, le 12 intenzioni cattive di cui parla Marco nel Vangelo, capitolo 7. Dobbiamo chiedere al Signore che la verità scenda del nostro cuore, che il nostro cuore sia limpido, luminoso, inabitato dalla luce della verità, un cuore splendido dove non c'è menzogna, dove c'è sincerità, dove non c'è doppiezza. Anche noi possiamo nasconderci alla luce, possiamo essere doppi, possiamo oscurare un po' la luce di Dio che vuole penetrare, possiamo schermare quello che abbiamo dentro il cuore, possiamo non manifestare quello che è dentro il cuore, però Dio scruta i cuori, penetra nei cuori. E della parola di Dio in Ebrei 4 è detto che penetra nelle profondità del cuore dell'uomo e svela quello che è bene, quello che è male, legge quello che è bene, quello che è male e separa l'anima dallo spirito, l'osso dalla carne. Cioè la parola di Dio spacca. Lasciamo penetrare la parola del Signore, che è verità, che è luce di Dio dentro il nostro cuore. Non abbiamo paura che la parola di Dio penetri in noi, ci legga e metta a nudo quello che è in noi, in modo che noi con la grazia dello Spirito possiamo svuotarci di quello che è male dentro di noi, di quello che è menzogna dentro il nostro cuore, di quello che è non verità dentro di noi. Vi ho detto che il cuore dell'uomo alberga la menzogna, la non verità. Il guai è quando noi amiamo le tenebre più che la luce. Gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché non fossero manifestate le sue opere. Non temiamo di ricevere la luce di Dio dentro il nostro cuore, non temiamo il giudizio di Dio. Quando la luce penetra dentro di noi, ci giudica e ci dice questo è bene, questo è male. E accogliamo sempre la parola di Dio dentro il nostro cuore. Serviamo la parola di Dio dentro il nostro cuore, non questa o quella parola,
ma la parola di Dio dentro il nostro cuore, come la Madonna che serbava la parola di Dio dentro il suo cuore ed era luminosa. In misura che l'uomo conserva la parola di Dio dentro il suo cuore, egli diventa luminoso, perché lo spirito suo si congiunge con lo spirito di Dio, che è lo spirito di Cristo. Questa luce che penetra nella mente e penetra nel cuore rende l'uomo cristiano veramente luminoso. Ecco perché l'uomo cristiano veramente luminoso. Ecco perché i santi sono nella luce, perché talvolta nella preghiera il nostro volto diventa luminoso e se spegniamo le luci qualche volta vediamo l'aureola attorno al nostro capo come lo vediamo nei santi che sono effigiati nelle nostre chiese. Quell'aureola è una realtà, è un'esperienza che hanno vissuto i primi cristiani ed è per questo che disegnavano i santi con l'aureola, perché avevano visto la luce di Dio nelle tenebre risplendere. Quando noi abbiamo la mente nella luce, cioè amiamo la verità, quando abbiamo nel cuore la verità, perché aderiamo a Dio, che è rettitudine, che è santità di vita, che si svela a noi quello che è, allora la nostra vita diventa luminosa. Ed è soltanto allora che noi possiamo dire la verità. Ecco, la verità nella mente, la verità nel cuore, la verità sulla bocca. La verità detta, dire sempre la verità. Non esca mai menzogna dalla vostra bocca, perché soltanto se dentro di noi c'è menzogna, può uscire menzogna dalla nostra bocca. Perché dall'abbondanza del cuore, os loquitur, dice la scrittura, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se nel cuore abbiamo Dio, verità, la nostra bocca parla Dio, erutta Dio, esprime Dio. Mentre il malvagio, quando apre la bocca, dice la scrittura, è come un sepolcro aperto, un sepolcro che si apre. Sepulcrum patens, guttur eorum, cito le parole latine, è un sepolcro aperto, la loro gola, la loro bocca. Quando l'empio parla, quando l'uomo cattivo parla, ecco che emana dalla bocca un fetore di sepolcro, la corruzione. Ecco perché diceva Gesù di stare attenti alla bocca, perché come uno parla, così è. Chi non pecca con la bocca, dice il Signore, costui è perfetto. E diceva ancora Gesù, che dalla bocca si misura l'uomo. Per questo voleva che noi non dicessimo parole amare, parole insensate, e che di ogni parola inutile dobbiamo rendere conto. Sia il vostro discorso sì, sì, no, no,
il resto viene dal maligno. Aderire cioè alla verità, quando la mente è nella verità, quando il cuore è nella verità, quando c'è la luce di Dio, cioè Dio luce, Cristo luce dentro di noi, noi diciamo Cristo, noi diciamo luce, parole cioè di verità e non di menzogna. Per converso, quando noi mentiamo, quando noi ingannamo, quando noi diciamo cose insulse, non buone o non vere, è segno che dentro di noi ci sono tenebre. O c'è qualche cosa di tenebra, non c'è la verità, non domina la verità. Quando diciamo parole amare, non c'è l'amore di Dio dentro di noi. Amore e verità sono la stessa cosa. Per cui l'uomo di Dio pensa come Dio, sente come Dio, parla come Dio. E siccome Dio è verità, pensa nella verità, sente nella verità, parla nella verità, perché egli è nella luce e riflette luce, emana luce. Voi siete la luce del mondo. Dunque, verità nella mente, luce nella mente, luce nel cuore, luce nelle labbra e luce nelle opere. Intanto noi pensiamo, intanto noi sentiamo, intanto noi parliamo, in quanto noi operiamo, sia sono le opere che manifestano se il nostro pensiero e il nostro sentimento sono pensieri e sentimenti di luce. Sono le opere che contano, queste opere di cui parla Gesù qui nel monologo dopo il discorso con Nicodemo. Cioè le opere malvagie restano nelle tenebre, noi dobbiamo fare opere di luce. Bando dunque alla ipocrisia, fare la verità, ecco, pensare la verità, sentire e amare la verità, dire la verità, fare la verità. Significa fare la verità, operare secondo verità, operare secondo Dio, con retta intenzione, operare secondo la luce. Le opere nostre sono buone e non temono di essere svelate. Chi opera il bene non teme la luce. Si dice così in gergo nostro. Diceva ancora Gesù, quello che avrete detto nelle camere sarà predicato sui tetti. Quello che avete detto all'orecchio sarà svelato a tutti. Appunto perché volevi inculcarci di non avere paura di fare la verità. Gesù fu ammazzato perché faceva la verità. Svelò la verità agli uomini. E dicevano gli antichi, veritas odium parit, la verità partorisce odio. Per questo i giudei che erano nella menzogna non potevano sopportare il fascio di luce che emanava da Cristo. Egli sapeva quello che era nell'uomo, si dice qui Giovanni, nel capitolo secondo. Egli sapeva quello che era nell'uomo e svelava agli uomini, ai suoi interlocutori, quello che essi avevano.
E siccome gli uomini non volevano che si svelassero le loro opere malvagie, se la presero con Gesù perché svelava le loro opere cattive, li metteva nella luce della verità. Io vorrei così timidamente, ma fermamente, dirvi questa sera, a conclusione di quanto qui è detto, di amare la verità, di essere nella verità, di dire la verità e di fare sempre la verità. Avere il culto della verità, veritatem facente, in caritate, cioè fare la verità nell'amore. La verità non è contraria all'amore, perché l'amore è verità. In Dio amore e verità sono la stessa cosa, e così anche in noi. Amiamo la verità e facciamo la verità nella nostra vita. Allora noi possiamo sopportare la luce, possiamo andare incontro al giudizio della luce, perché anche quando la luce dovesse svelare quello che noi possiamo benissimo guardare noi stessi e anche i nostri difetti, i nostri peccati nella luce, perché non amiamo il nostro peccato, non amiamo le tenebre che possono essere ancora in noi, pur avendo del peccato di dentro di noi non l'amiamo. E quando amiamo la verità, noi siamo liberi. Lo diceva Gesù, e ve l'ho detto, è la verità che vi rende liberi. Cristo è venuto a predicare la verità. Accogliamo la verità di Dio dentro il nostro cuore e facciamo sempre la verità. Noi siamo i figli della luce. Dobbiamo mostrarci al mondo come figli della luce. Dobbiamo predicare la verità. Non possiamo fare miscuglio tra verità e menzogna. Solo la verità. E allora noi saremo veramente figli di Dio, abbiamo accolto Cristo nella nostra vita e per noi non c'è nessuna condanna. Adesso un canto. La luce il Signore è mia salvezza, di chi potrò avere paura. La luce il Signore è mia capitolo sesto, dove abbiamo la moltiplicazione dei pani, e al capitolo settimo, dove Gesù si manifesta ancora, ma lo mette in discussione, ma
comprendiamo senz'altro il capitolo 8, dove c'è un'affermazione dopo l'episodio dell'adultera. Gesù guarisce e perdona. Ha guarito e perdonato la samaritana. Ha guarito a Cana il figlio del funzionario regio. Ha guarito soprattutto a Betesda il paralitico, ed ha un lungo discorso, che noi lo vedremo, un lungo discorso, un monologo di Gesù con i giudei, interessantissimo, dove egli si presenta come la rivelazione di Dio, come colui che il Padre ha mandato in questo mondo e che i giudei rifiutano di accettare, ed è per questo che non hanno la vita. Mentre quell'uomo guarito si prostra ai suoi piedi e lo adora, lo accetta. Quelli però che non accettano restano nella loro paralisi, restano senza mancanza di vita, anzi restano nella morte. Gesù si presenta come la resurrezione e la vita. Nel capitolo 7 Gesù grida ad alta voce: chi crede in me, fiumi di acqua viva usciranno dal suo seno, ricollegandosi alla Samaritana del capitolo 4. Ma il tema della luce ritorna più vivo, più palpitante nel capitolo 8, quando Gesù ha perdonato l'adultera. Lì l'amore di Dio ha trionfato. Qui la verità è l'amore. L'amore che perdona. I giudei non hanno perdonato. Non sono nell'amore e non sono nella verità. Ma quando Gesù li sgomina, chi è senza peccato lanci per prima la pietra, tutti se ne vanno. È la verità che li fulmina. E dopo questa fulminazione, ecco l'affermazione di Gesù. Al versetto 12, proprio di punto in bianco, cambia tono il discorso di Giovanni. Gesù nel versetto 11 ha detto, 10-11 ha detto così: donna, nessuno ti ha condannato. Ed essa risponde: nessuno, Signore. E Gesù le dice: neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Non fare più tenebra. Sei nella luce. Ti sei incontrata con la luce. E subito attacca. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ricordatele sempre questo versetto. È un versetto meraviglioso, capitolo 8, 12. 8, 12. È un testo di luce. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco, io sono la luce del mondo. Il mondo di cui questa peccatrice è un segno, è un simbolo, perché la peccatrice si presenta come la peccatrice, dunque il peccato è lei, e il mondo pieno di peccato. Questo mondo tenebroso si presenta a Gesù.
Gesù perdona il peccato e fa la verità. Fa trionfare la luce nelle tenebre. Io sono la luce del mondo. Sono la luce che trionfa del peccato. Il peccato è tenebra. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Gesù viene e segna una via luminosa. La via che Gesù, che Dio aveva tracciato al suo popolo quando uscì dal mondo del peccato, Egitto, cioè terra nera. L'Egitto è la terra del peccato, la terra nera, la terra della schiavitù. E il popolo scende in Egitto e resta schiavo in Egitto. Dio interviene, l'agnello che è Cristo si immola col suo sacrificio, apre il mare. E gli uomini prigionieri e schiavi escono dalla schiavitù dell'Egitto e attraversano la luce, la nube luminosa. Nella notte varcano il mare e arrivano all'altra sponda, ossia nel deserto, e lì cantano il canto della liberazione. Tutto avviene in una notte di luce, perché la nube è luminosa, illumina il cammino. E così chi cammina dietro a me cammina nella luce. Dice San Matteo, parlando della discesa di Gesù bambino in Egitto, che ha un senso misterioso, perché Gesù, bambino, condotto da Maria, va in Egitto. L'Egitto è la terra del peccato. Gesù dimora con il suo popolo nella terra d'Egitto. Ma di là poi ho chiamato mio figlio, perché si adempisse la parola della Scrittura. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Il popolo eletto viene chiamato da Dio, ma in quel popolo eletto è Cristo, che viene chiamato dall'Egitto. Gesù esce dall'Egitto, è un mistero che compie, e viene nella terra promessa, viene nel centro della Galilea, terra di Zabulon, terra di Neftali. Hanno visto una grande luce. Coloro che nell'ombra della morte videro lo splendore. E Cristo che comparisce proprio a Nazareth, dove va ad abitare Gesù, e la terra di Zabulon, terra di Neftali. Chi cammina con me cammina, non cammina più nelle tenebre, perché ha la luce della vita. Gesù diventa luce dentro di noi, non luce fuori di noi, perché noi abbiamo accolto il Cristo che è luce dentro di noi. Sì, lo vediamo davanti a noi nella luminosità della sua vita e del suo esempio, ma questa luce dentro di noi è la parola di Dio che ci guida e lo Spirito di Cristo che guida i suoi figli in un cammino di luce. Noi camminiamo in una strada santa, la strada dei redenti, è una strada luminosa. Perché? Perché i nostri occhi si sono aperti. Egli ha aperto gli occhi ai ciechi, così aveva detto il profeta. Gli occhi nostri si sono aperti e adesso possiamo camminare dietro la luce e non inciampiamo. Lo diceva anche Gesù, che cammina nella luce non inciampa. Camminando dietro Cristo, noi non inciampiamo.
Egli è la luce del mondo. Non è, dice Gesù, la vostra luce, è la luce del mondo. Ossia il mondo è chiamato alla luce. Proprio nel capitolo terzo, il capitolo di Nicodemo, Gesù dice: il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, non perché il mondo si danni, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Però il mondo deve ricevere la luce, deve accettare la luce. Questa luce è destinata al mondo, è destinata al peccato, perché egli, Gesù, sconfigge il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, egli toglie il nostro peccato. Togliendo il peccato, toglie le tenebre e noi siamo nella luce. Qui pertanto la luce non diventa soltanto luce che sconfigge l'errore, ma luce che sconfigge il peccato. Non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Qui si vede più chiaramente, ritorniamo sul tema della vita, avrà la luce della vita, perché la vita divina è luce dentro di noi. Perché Dio, dando la luce, dà la vita divina, perché Dio è luce, luce vera, cioè luce da luce, Dio vero da Dio vero. Dio è luce, ed abita in una luce inaccessibile, ma Dio è luce. Questa luce, venendo dentro di noi, ci dà la vita. La vita che era nel Padre, il Padre l'ha data al Figlio, e il Figlio l'ha dato agli uomini, in modo che come il Figlio vive per il Padre, così gli uomini vivono per il Figlio. Sono parole di Giovanni. Noi abbiamo la vita dentro di noi perché abbiamo accolto la luce. Tutti quelli che hanno accolto la luce hanno avuto il potere di diventare figli di Dio, cioè i viventi di Dio, i nati da Dio, ossia di avere la vita dentro di noi. E qui mi fermo, fratelli e sorelle, poi andremo oltre sul tema della luce e faremo la terza lezione sulla luce, ma su questi capitoli ritorneremo molte, molte volte, per cui anche che facciamo qui a saltellare a poco tutto il contenuto penetrerà dentro di noi sotto diverse tematiche. Cerchiamo di avere la luce della vita dentro di noi e di camminare nella luce della verità, verità che è santità di vita. La santità della vita è luce per noi. La santità di Dio risplenda dentro di noi. E allora noi saremo i figli della luce. E soltanto così il mondo potrà essere illuminato, quando vedranno le vostre opere buone e crederanno e glorificheranno il Padre vostro che sta nei cieli. Noi diventeremo luce per gli altri quando mostreremo la vita divina agli altri, la vita di Dio. Allora saremo luce. E il mondo che è nelle tenebre rivedrà la luce e nella luce rivedrà Dio e crederà e si salverà.